Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo Vlogmas. Oggi non sono da sola, ci accompagno facendo casini e come vi dicevo ieri stiamo andando al supermercato a prendere le ultime cosine per fare gli antipastini, ok? Andiamo. L'indecisione della spesa, ragazzi. Carne, no, abbassa la carne, guarda. Qui c'è la gente stressatissima. Questo è il nostro carrello super full, ragazzi. Lista. Ciao amore, quanto sei bella con la sciarpa. Qui abbiamo sì, una montagna di roba. E qui mi stavano prendendo in giro. Ma poi non ho capito di che video so. No! Con quella videocamera 2008, quando anni mica c'era bella. Oh mio Dio, c'era bella. No, io voglio rivedere tutti adesso. Ma no, oddio, togli sta roba. Oddio, Hagrid, uguale. Io sono malissima, vabbè, mi sfottono. 13-12 anni. Beh, cioè, avevo di certo 3 menti in più. Poi questa canzone l'ascolto ancora. What did I have myself believe? Sto malissimo, No, vabbè. Questo è Giorgio Piccola. No, vabbè. Sono io che partivo i video così delle canzoni, capito? Wendy, ascolta la meraviglia. Io sto... Oddio. Io sto male. Come adesso? Io mi ti do fastidio. Adesso in realtà è 13 anni, sì. Ah, ma tu sai che ti sei... Già i vlog, vedete, è precursore, cioè, dei vlog. Ma non è che si stava ricando. Oh mio Dio. Pensate, oh, c'è il colmo. Pure Giorgio sta cantando. Ma che è? Cioè, ma che... Guarda che inquietante. Ma sai quando gli ubriachi cantano? Vabbè. Wendy, ma che succede? Mamma, ma che succede? Ma che... Oh mio Dio. Comunque, Gero, devi riprendere a me. Madonna, ma che è il pantaloncino con il legging? Ecco, con la mia... Cioè, è sempre stata il mio forte. Sto oddio. Oddio. Quella borsa. Madonna, quei leggings li amavo. Erano tipo ginzati, me li ricordo. Davanti. Ma perché la mia faccia è un po' perplessa? Ah, vabbè. Stiamo mettendo a posto la spesa. Un figo un po' pieno. E vedi un cagnolino? Sì. Io mi sto facendo questi che ho comprato. Così, spadellini e via. In padella e su. Qui hamburger, gamberetti, cipolline. Visto che è già tardissimo e ci siamo persi mille chiacchiere giù tra rivedere video, pranzo tardi, eccetera, sto facendo la copertina del vlogmas di oggi. Ma prima volevo aprire con voi la casellina numero 22. Eccola qui. Mi sono già purtroppo spoilerata quello che troveremo. È una Glitter Goals, che però io non ho ancora mai provato di NYX, quindi sono super curiosa. Il colore mi sembra strafigo. È lo 06 Bloodstone. Questa la voglio aprire insieme a voi. Vi giuro, mi ispirano un casino. Sono di quelle che tu le applichi, che hanno un effetto già di per sé, insomma, abbastanza luminoso, però sfregando le labbra tirano fuori i glitter. Guardate che bella. No, è tipo bordeaux con questi riflessi blu. Questa è come viene applicata. Wow. Ragazzi, è giunto il momento di iniziare a cucinare tutto coso. Io ho preso le cose per rifare i biscotti, quelli dell'altra volta, però cerco di farne magari un po' di più, quindi ho ripreso anche la scatola. Poi dobbiamo fare gli struffoli, perché mia madre si è messa in testa che li dobbiamo fare, va bene. E poi che altro dobbiamo fare? No, in realtà per oggi
bassa. Adesso mi sta raggiungendo anche mia sorella, perché oggi la includiamo in tutto ciò. L'altro giorno non vi ho più fatto vedere i miei stampini. Questi qua adesso vanno lavati. Qui ci sono gli stampini, quelli che vi ho fatto già vedere di Frozen. Sono 4, no, ne manca uno, manca Kristoff. Ah, che è rimasto qua sopra. E poi questi anche li ho presi sempre su Amazon, però sono un sacco di forme. E come vedete sono fighissimi, perché hanno la molla per pigiare lo stampino. E poi hanno tutte queste immagini, vedete qui ci sono gli omini fan di Zenzero, insomma stavolta verranno un po' più carini. Spero. Allora, abbiamo messo gli ingredienti come l'altra volta, questi qua. Ah, si vede, guarda. Farina, spezie, miele, burro. Non tutto, perché c'è pure che non entra. Visto che si deve pure chiudere questo coso. Serrato. E ora... Oddio, sì. Oddio, ragazzo. Mettilo prima piano. Sì, questo parte subito. Oddio, no, oddio. No, guarda, non è che se giri la testa non succede nulla. Neanche si muove. Oddio, quello che mi sta facendo. Oddio, sento un movimento io interno. Allora, siamo passati agli struffoli. Abbiamo messo 2 uova. Poi ho messo già perso 2 cucchiai di zucchero, 2 di olio di semi, 2 di liquore all'anice, sambuca. Stiamo mettendo una scorza di limone e una d'arancia. Poi... e poi si vedrà, però siamo arrivati qua. Lo stile la anche... si diverte. E noi siamo arrivati a questo passaggio. Stiamo stendendo l'impasto, facendo di questo salsiccione. Napoletani di decise giusto. Beh, spero di sì, o più facile di questo io non lo so. E poi li abbiamo l'olio a scaldare. Poi questi si tagliano. Così piccoli andranno bene. Ma poi dove fa ogni pallina? Quelli rimangono così, eh? Sì, poi si gonfiano nell'olio. Qui stanno friggendo. Qui è come stanno venendo. E questi sono quelli pronti. Alla parte vabbè, i primi che sono un po' giganti, direi che la misura giusta è più o meno così. E Giorgia fa le palline e io le friggo. Poi ragazzi, non mi attuzzoliscono, questa è quella di Primark, fantastica e via. Adesso abbiamo messo miele, zucchero, l'ho fatto sciogliere per bene. Quando vedete che passate il mesto, lo vedete, si stacca dal fondo. E ci buttate le palline. Yeah, beccate questi spicci e mescoliamo. Ma tu spegni il fornello? Boh, chi lo sa. In ogni caso io lo spengo, perché tanto si fa sciogliere. Ecco qua. Niente, noi ricoperti di zucchero. Io odio il miele, dovete sapere che questo odore per me è proprio la morte. L'ho assaggiati da soli ed erano buoni. Belli agrumati, un po' di super alcolico e via. E ragazzi, ecco qua i nostri struffles con più grandi di quelli normali. Qui ci sono gli altri che dobbiamo mettere in un altro piatto, però ci dobbiamo sbrigare perché sennò si attaccano. Abbiamo seguito la ricetta di Fatto in casa con Benedetta, se vi interessa. Come vedete al forno ci sono alcuni dei biscotti, me li volevo far vedere prima del... disagio, perché poi si allargano. Ed eccoli qua. No dai, questi più o meno si sono quasi salvati. Quasi. Tipo vi faccio vedere, questa è un'Elsa. Dai, è stupenda, questa si riconosce. Questo direste mai che è un Kristoff. A me sembra più Quasimodo. Niente da togliere a lui, però poverino. Quello era con scritto love. Cuore con scritto love, dai, più o meno. Salumino. Però secondo me sapete cosa c'è? Troppo bicarbonato che li ha fatti gonfiare. Questo sarebbe Olaf. Più o meno. Ah, aspettate il meglio. Questo è Sven. Gli manca un pezzo di... ma perché c'è un pezzo di corna o in più qua? O almeno qua. Adesso li stiamo mettendo tutti qua dentro. Stavolta non ci metto nessuna glassa, perché sono più buoni così e chi se ne frega. Buoni. Bleh. Eccomi qua ragazzi, ho tolto la mia cuffietta, che tra l'altro c'è, almeno aveva stile. In realtà sapete cosa ho notato? Quando vado a lavare o comunque fare i capelli dal parrucchiere, mi si sporcano subito. Cioè guardate la frangia, cioè sembra già sporca. E sono passati 2
2 giorni, 3. È assurdo. Io adesso, vabbè, sicuramente prima di Natale li devo rilavare. Però, insomma, speravo un po' di più. Cioè, guardate qua. Sembra che non li lavo da un mese. Invece, quando li lavo da sola, mi durano tantissimo. Io, come vi dico spesso, mi capita di lavarli anche una volta a settimana. Proprio perché meno lavi il capello e meno va lavato. Più lo lavi e più ti si sporca prima. Cioè, proprio una legge così. Noi siamo state fino a poco fa a fare appunto tutte queste cose. Abbiamo fatto gli struffoli e abbiamo fatto i biscotti. Sono venuti tantissimi perché rispetto all'altra volta ho raddoppiato le dosi, sia degli struffoli sia dei biscotti. Così magari riesco a portarli anche un po' in giro. Abbiamo fatto anche quelli a forma di Frozen, quindi li volevo portare ai miei nipoti poi a Natale. Solo che appunto si sono un po' sformati, si sono gonfiati. Christoph Olaf sotto cortisone, quindi staremo a vedere poi che cosa uscirà fuori. Comunque, in ogni caso, adesso si sono fatte tipo le 8:30. Stavo parlando sempre con la signora del cagnolino, che non so mai come chiamarla. Sono preoccupata perché le ho detto: guarda, mi sono liberata per Capodanno, non vado più a fare nulla. Posso prendere il cagnolino anche magari il 28 di dicembre. Lei mi ha scritto ok, tipo con 1, 2, 3, 4, 5 K. Eccoli qua. Io le ho risposto bene e lei mi fa queste emoji qua. Cosa dovrei capire? Che non le andava bene. Quindi ora mi sembra giusto scriverle: per te ci sono problemi. Poi su Amazon ho acquistato il cancelletto per le scale, perché io le scale sia dal salone al piano, questo qui mio che è il secondo, sia al secondo al terzo. Quindi volevo mettere il cancelletto di questi qua, quindi che vanno a pressione esterna, lo volevo mettere sulle scale per non farlo salire. Ok, mi ha detto no, tranquilla. Quindi ok, che cos'era quell'emoji? Non lo so. Quindi ho preso questo cancelletto qui. In realtà io mi ricordo che ce l'avevamo di Gwenda, che era quello poi che usavano quando ero piccola io, che era piccola mia sorella. Poi male che va, lo rimanderò indietro. Poi ho preso questo giochino qui, che vedete è tipo peluche e cordicella, giusto perché stava tipo a 1,99 euro così. Infatti arriverà il 24 gennaio, tra un mese. E poi ho preso questo qui che dovrebbe arrivare sabato, proprio quando lo vado a prendere. Mamma mia. Oddio ragazzi, manca meno di una settimana. Ah, questa qui, che è una sorta di recinto per interni. L'ho preso perché vedete è ripiegabile e poi basta, insomma, lo rimetti a posto. Magari mi può servire per dividerlo da Gwenda, soprattutto i primi giorni, se magari devo uscire. Insomma, mi è utile per un sacco di cose. Tra l'altro il sotto si stacca, si può lavare, insomma, se dovessi farci qualche cosina. Mia madre è andata al cinema con una sua amica, mio padre sta a vedere la partita, io non ho capito se devo fare la cena oggi. Così. Tra l'altro vorrei continuare a vedermi i miei film di Harry Potter. Sono arrivata all'Ordine della Fenice, quindi mi manca Il Principe Mezzosangue e poi gli ultimi due, insomma, I Doni della Morte. Il Principe Mezzosangue è un altro di quelli che secondo me è molto 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 interessante. Vabbè, sarà che poi io adoro il personaggio di Piton, quindi così. Detto ciò, adesso vado a capire cosa fare della mia vita. Sono appena tornata in camera dopo la cena. Adesso accendo la mia abat-jour, mi stendo sul letto. Mi metto a guardare Il Principe Mezzosangue, anche perché sono le 10. Un po' tardino, visto che ogni film dura un'eternità. Domani spero di riuscirmi a svegliare un po' prima rispetto a oggi. Oggi non mi ero messa la sveglia, quindi mi sono svegliata alle 10. Sono riuscita a dormire stanotte almeno. Domani voglio passare da Ikea a prendere... Mi serve un contenitore per mettere i croccantini e mi serve quei cestinetti che vi dicevo l'altro giorno per fare l'antipasto per Natale, sperando di trovarli. Perché allora oggi al supermercato siamo state fortunate, abbiamo trovato quasi tutto. L'unica cosa che era povera era la pasta sfoglia. Soprattutto, vabbè, quelle in offerta erano state tutte prese, quindi ci abbiamo messo un po' per trovarle, ma alla fine le abbiamo prese. Quindi spero di trovare questi cestinini, perché erano carine come idea. Poi appunto farò l'hummus e non so, perché non sono riuscita a trovare gli avocado maturi, quindi penso farò solo i cestini con l'hummus. E che altro ci posso mettere che ci sta bene con l'hummus? Qualche spezia? Ci metto un cecio sopra intero? Non lo so. Che appunto sono qui
a vedere Il mio principe mezzo sangue. 2:20 di film, quindi anche oggi si va a dormire domani. Comunque, in ogni caso, io vi do la buonanotte adesso, perché tanto, vabbè, questo è quello che farò questa sera. Noi ci vediamo domani e vi mando un bacione, grazie per essere stati con me oggi.